La fase 2, la ripresa delle lezioni, la didattica a distanza, le classroom, ma i bambini speciali rimasti senza scuola, chi ci pensa? A porsi la domanda, attraverso un accorato appello inviato alla nostra redazione, è Alessandra, giovane mamma napoletana di un bambino disabile, rimasto senza assistenza da quando è stato varato il decreto Io resto a casa, che ha sancito la chiusura della sua scuola materna. Da 2 mesi anche senza le necessarie terapie domiciliari. Che tutti i bambini delle scuole materne e bambini speciali sono stati completamente dimenticati. Noi siamo senza scuola e senza terapia dal mese di marzo e questo va bene per un momento di emergenza, 1 mese, 2 mesi, ma qua non si sa quando questa situazione finirà. Addirittura si sente dire al telegiornale che la scuola inizia, non inizia, inizia forse con l'e-learning. Veramente, le materne e i bambini speciali? La scuola materna, sebbene non sia scuola dell'obbligo, è una scuola fondamentale per l'acquisizione di tutte quelle competenze che sono propedeutiche all'inserimento nella scuola dell'obbligo e che sono fondamentali della vita di un bambino e di un futuro adulto. Non è a caso che la prima cosa che insegnano le mamme di bambini speciali è a muoverci, a fare presto, perché dobbiamo lavorare. Ogni minuto per noi è prezioso, perché più si avvicina a quella maledetta scadenza dei 6 anni e più le possibilità che i nostri bambini recuperano diminuiscono. Per tutti gli studenti speciali della scuola. Ma non è ammissibile in un paese democratico con una carta costituzionale scritta dove c'è l'uguaglianza non parlare di determinate problematiche e sbandierare soluzioni come il learning che non solo non sono risolutive ma sono discriminatorie per tutte quelle famiglie e tutti quei bambini che si trovano in difficoltà non soltanto perché sono disabili ma magari anche difficoltà di carattere sociale, di carattere culturale. Questa non è uguaglianza e questo non è possibile. Forse dovreste investire sulla scuola, forse è il caso di investire sugli insegnanti, forse è il caso di investire sull'infrastruttura scolastica e darci la possibilità a tutti veramente di riprendere, perché sennò qua le maniche per far ripartire il paese non si possono alzare.